Al Salone di Ginevra 2018 Alfa Romeo Giulia e Stelvio hanno il Nürburgring dentro. Ci spiega come e perché Andrea Ceccarelli, EMEA, Product Marketing and Planning Manager di Alfa Romeo. Sullo stand Alfa Romeo, qui all'88° Salone di Ginevra, presentiamo una lunga serie di novità di gamma e di prodotto, a cominciare dalla Nürburgring Edition di Giulia e Stelvio, sulla quale mi trovo seduto adesso. Questa è una serie speciale che serve a celebrare i record ottenuti sul giro di pista della Nordschleife. Come sappiamo, sono dei record per vetture di produzione che sia Giulia che poi Stelvio hanno battuto, quindi sbaragliando la concorrenza. Ne abbiamo realizzate solamente 108 unità ciascuna, quindi 108 unità di Giulia Nürburgring Edition e 108 di Stelvio Nürburgring Edition, che rappresentano proprio i 108 anni di storia del brand Alfa Romeo. Queste vetture in particolare sono caratterizzate da una livrea che noi chiamiamo grigio circuito, quindi è una livrea opaca, di grigio scuro, che ricorda anche proprio l'asfalto del circuito, e in più sono riconoscibili anche dal badge N-Ring numerato, che sta a contraddistinguere proprio le 108 unità che vengono prodotte. Però le Nürburgring Edition non sono l'unica novità che presentiamo qui a Ginevra. Ci sono anche la nostra gamma sportiva con la Giulia Veloce T, in cui T sta per turismo internazionale, la Stelvio in allestimento sport con una caratterizzazione molto aggressiva, alla quale fanno anche da compensazione le Giulia e Stelvio con il pack luxury, quindi sono nere con interni in pelle beige, la plancia è rivestita in pelle pieno fiore, quindi sono delle vetture caratterizzate da una grande ricercatezza di interni e di materiali. A queste chiaramente si aggiungono anche due serie speciali, che sono le 4C, sia coupé che spider. Per la 4C presentiamo la 4C coupé competizione, caratterizzata anche qui da una livrea grigio opaco, in più tetto in carbonio, altri particolari in carbonio e lo scarico a Krapovic. E poi c'è la 4C Spider Italia con una livrea blu misano, molto rifinita e molto bella nei dettagli.